Commenti laterali. Ah, ok. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova diretta di storie di donne attorno al vino. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi la dama del Pisco, Gladys Torres. E aspettiamo magari che si colleghi qualcuno. Ecco qua che cominciano ad Sì. arrivare tutti e quanti. Silvia Silicarpo, buonasera a tutte, buonasera a te. E attendiamo ancora qualche minuto che Sì, che così certo. Certo. i nostri amici riescono a collegarci. Intanto, dopo ti darò di nuovo il benvenuto, Gladys. Grazie di aver accettato questo nostro invito a questa diretta live, dove presenterai il pisco, questo stillato tipico del Perù. Bene, io direi che adesso possiamo anche partire. Allora, di nuovo grazie, ben arrivata, benvenuta tra noi, Gladys. Ciao. Se vuoi Ciao Maria salutare Teresa. chi ci sta ascoltando. Oh Ciao, mio Chiara. Dio, Benvenuta. caduto. E questo è il bello della diretta. Si è Esatto, rovesciato tutto. bellissimo. Benvenuta. Vediamo cosa è successo. Ok, è a posto? Sì. Sì, ci Allora, siamo. ok, Perfetto. grazie Maria Teresa, Benvenuta, Antonella. grazie a te, benvenuta anche ad Antonella Cantarutti, anche lei consigliera nazionale delle donne del vino, produttrice dell'azienda Cantarutti Alfieri. Ed è proprio grazie ad Antonella che ho il piacere di avere in questa diretta Gladys Torres. Ciao Antonella. Ciao, ciao a tutte, ben trovate. Ciao Gladys, un bacio dal Friuli. Ciao. Ciao Antonella, un bacio anche a te. Io sono onorata di essere con voi. Grazie, grazie di aver accettato il nostro invito. Gladys, che l'onore è mio, penso che Antonella condivida questo mio pensiero, no? È veramente molto molto bello averti tra noi. Oltretutto, sia io che Antonella facciamo parte dell'Associazione delle Donne del Vino, associazione italiana. E siamo curiose di capire come tu sia riuscita a creare l'associazione delle donne del Pisco in Perù. Quindi lascio a te la parola per spiegarci sia il distillato sia questa tua idea di creare appunto l'associazione. Allora, questa è una bella storia che veramente io sono molto contenta di averla fatta assieme alle mie grandi amiche del Perù. Questa storia, questa idea nasce molti anni fa e adesso mi viene in mente, ricordo questo fatto proprio. Al Vinitaly avevo conosciuto a Donatella Cinelli Colombini un incontro dedicato alle donne del vino. Era un incontro dove si presentavano tutte le donne del vino, le più importanti produttrici dell'Italia. Io rimasi affascinata dall'storia che lei raccontò delle donne del vino d'Italia. Proprio folgorata. Tutti noi conosciamo Donatella, sappiamo bene chi è lei e quando parla non ce n'è per nessuno. E allora io, sentendola lei, mi disse, però nella mia terra, anche lì si produce il vino, si produce un distillato meraviglioso, perché da noi si produce più il distillato che non il vino. Sì.
Se ben è certo che le produttrici fanno tutte e due le cose, fanno vino e fanno distillato, però più grosse quantità di distillato che il nostro pisco. E allora cominciai a guardare, a vedere un attimino se c'era già un'associazione, se erano già unite. E con la mia grande sorpresa vide che non esisteva un'associazione che univa a tutte quante. C'erano dei piccoli gruppi in ogni regione magari, ma non di Sopodone, era misto, i gruppi erano misti e ognuno andava per conto loro. E allora lì disse, lo faccio. Ma l'idea mia non era di farlo io, la mia idea era che loro lo facessero e io aiutarle da qua, no? Io abito in Italia, non abito in Perù. Certo. Ci ho provato per 4 anni di fila. 4 anni, perché io tutti gli anni vado nel Perù, nella mia terra, e io quando vado là vado proprio in tempo di vendemmia proprio. E 4 anni che mi trovavo con loro. E le dicevo, fate un'associazione, io vi aiuterò, avete il mio appoggio. E loro mi dicevano, sì, sì, non ti preoccupare. Tornavo l'anno dopo, ma l'avete fatto? No, niente. E ancora un altro anno, niente. Al quale ho detto, vabbè, si vede che o non hanno tempo, pigrizia, che ne so io. Fatto sta che comincio a radunarle e a chiederle, no? Di fare questo incontro, no? E tutti mi guardavano come un'aliena, come per dire cosa vuole questa. Non abita in Perù, e per noi è una straniera, perché quando una persona abita fuori del suo paese per tanti anni, diventa una straniera per loro. E allora mi guardavano e mi dicevano, chissà cosa vuole questa qua, chissà cosa ci chiederà in cambio. Invece non capivano che era soltanto la voglia di fare un qualcosa, di dare un qualcosa al mio paese, e perché io ci credevo, vedendo il lavoro vostro, delle donne del vino con Italia, e vedendo come voi siete unite, come voi fate tante cose meravigliose, e vedendo dove siete arrivate, cosa avete fatto, allora io ho detto, caspita, nel mio Perù ce ne sono delle donne altrettanto forti, altrettanto coraggiose, ce la possiamo fare, ho detto. E così ho cominciato a radunarle. Non è stato facile, perché qualcuno mi dice, lo sai che sarà molto difficile riuscire a fare questo che tu vuoi? Perché qua loro non si uniranno mai, sono gelose del tuo prodotto, certo. Sarà difficile. E io ho detto, vabbè, sarà difficile, quanto difficile vuoi che sia, io lo faccio e poi basta, vediamo cosa succede. Allora cominciai a telefonare una ad una alle produttrici per invitarle a un incontro al quale io le spiegavo il tutto, come funzionava, e raccontavo la storia delle donne del vino d'Italia, quell'storia che io conoscevo molto bene, perché la vivevo. Io seguivo tutto quello che ognuna delle produttrici facevano, seguivo Donatella, io seguivo e vedevo tutto quello che aveva creato, fatto, ho detto, caspita, il Perù è altrettanto ricco, si può fare, ho detto. Io ci ho creduto talmente tanto e ce l'ho fatta. Beh, allora nel 2014, sì, abbiamo fatto il primo incontro al quale sono andati pochi all'inizio, però poi piano piano le altre sono arrivate e adesso siamo in tutto il Perù e nelle 5 regioni produttrici, perché voi dovete sapere che il pisco, il nostro distillato bandiera, si produce in Perù in 5 regioni, soltanto 5, che è la zona vitivinicola per eccellenza, che inizia da Lima, la capitale, che è una regione già di per sé perché ha le sue vallate. Sì. Per continuare ad Arequipa, che è la mia città dove io sono nata, poi Moquegua, Tacna, Ica, che è il principale polo vitivinicola del Perù, dove è concentrata la più alta produzione di vino e distillato del Perù. E allora è così è iniziato questa bella avventura, ecco. Per poi io non mi sono fermata lì. Io non mi sono soffermata solo in radunarli in Perù alle produttrici, io ho voluto di più. Perché abitando all'estero e per lavoro viaggio molto, allora sono un po' dappertutto,
Allora sono andata alla ricerca di altre donne peruviane nel mondo questa volta. E così ho individuato altre donne nel mondo e abbiamo conformato filiali nel mondo. E così siamo ovunque. Torres, scusa, Gladys, scusami, mi inserisco senza togliere la parola a Maria Teresa. Intanto ringrazio Teresa perché ha esposto questa cartina per individuare le aree di produzione del Pisco, immagino, no? Dove sono identificate queste città. Ma quindi allora, in quante giusto, siete? Giusto, lì vedo che ha segnalato, bravissima. Allora, come produttrice in Perù, che producono il Pisco, il vino Perù... Scusate se vi interrompo. Scusate, vi interrompo entrambe un attimo. Credo sia molto importante per Gladys Torres e anche per noi ovviamente sapere che abbiamo in linea, nel senso che ci stanno seguendo, delle donne probabilmente produttrici peruviane. Perché vedo Ramazzi, Zacca, Razze, Gladys, scusami la pronuncia. Poi abbiamo Adriana Figueira Valdivia, Sonia Elizabeth Reyes Avalos. Quindi abbiamo, ho persino i video, sono veramente felice. Guarda, non dirlo a me. Non dirlo. Che ti stiano seguendo, Gladys, sì, sì, dalla tua terra natale. Sì, sì, sono la Zanna del Pisco. Ecco, ti rilascio la parola, Gladys. No, stava parlando Antonella, stava chiedendo qualcosa. Sì, volevo sapere, intanto in quante donne siete produttrici di vino e pisco? E poi... Allora, sì? Sì, prego, prego. Sono più di 500 nelle 5 regioni. La denominazione di origine controllata ha denominato soltanto 5 regioni che producono. Lì vediamo la cartina, ci è già segnalato Lima, Ica, Arequipa, Moquegua e Tana, soltanto nelle vallate. Sì. Perché poi per la produzione del vino andiamo oltre nord, però è già quello un altro discorso. Okay. E lì i produttori sono 513, però questo numero cambia un po', sì, perché si aggiungono anche chi non è produttore ma commercializza il prodotto creando il suo proprio marchio. Okay. Cosa vuol dire? Che compra il prodotto a un produttore di pisco e lui con il suo proprio marchio fa, il governo, le leggi lo permettono. Un po' come accade anche nel mondo del vino, che ci sono gli imbottigliatori, no? Ma la prima domanda che mi viene... Noi abbiamo preparato una scaletta di domande da farti, no? Anzi, veramente l'ha preparata Maria Teresa. Ma la cosa che mi ha incuriosito maggiormente, o che mi incuriosisce maggiormente, è vedere che il pisco si produce a ridosso del mare o comunque in una zona vicina al mare, perché le aree dove si produce il pisco sono tutte più o meno lungo la costa peruviana, giusto? Sì, è vero. Sì, nelle vallate, soltanto nelle vallate. Ok, quindi a 2000 metri. Ah, ok, quindi si produce questo distillato ad una altitudine piuttosto importante, a differenza invece di quello che accade per il distillato italiano, per la grappa, perché noi non abbiamo vette così alte dove si produce distillato. No, scusami, no 2000 metri, 200. Ah, ok. 200 metri sopra il livello del mare, scusa. Ok, ok, ho sbagliato. Okay. Non c'è problema. Allora, okay, sono capite. Tutte vallate... Sì, 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 sono tutte vallate. Allora, quando arrivò, in effetti, arrivò i vitigni, quando sono arrivati in Perù e hanno provato, perché hanno seminato i vitigni dappertutto, in tutto il Perù, per vedere dove rendeva di più. Infatti ci sono gli studi che dicono che alcuni storiatori dicono che le prime vite le avevano coltivate in Cusco.
Ma Cusco, esatto, è anche una vallata. Certo. Però non ha continuato, adesso non c'è, non esiste. Perciò tutto si è concentrato nella zona costiera. Ok, ok. Probabilmente anche lì... Fammi capire una cosa, per quanto riguarda i vitigni, le uve che vengono utilizzate per la produzione del pisco, c'è una limitazione, nel senso vengono usate solo alcune uve? Oppure sì. Sì, ok. E sono noi utilizziamo uve... soltanto? Sì. Allora, noi utilizziamo la denominazione di origine, dice che soltanto 8 vitigni, con solo 8 vitigni, okay, si produce. Quali sono? La Quebranta, la Negra Criolla, la Mogliar, la Uvina, l'Alviglia, il Moscatel, la Torontel e l'Italia. 4 aromatici, 4 meno aromatici. Soltanto con quelli non si può fare pisco con altri vitigni. Sono tutti vitigni che crescono, che sono arrivati con la conquista, no? E sì, sono vitigni che hanno, si sono adattati molto bene, infatti le uve sono generose, ce n'è. Ciò non vuol dire che non seminano anche altri vitigni. Lì ci sono i vitigni internazionali, tutti. Certo. Fanno anche la produzione di vino. Certo. Però per il pisco soltanto questi. E con questi vitigni fanno anche vino, eh? Quindi che voi chiamate comunque indigeni, vitigni indigeni, no? Probabilmente gli autoctoni, no, come si chiamano in Italia, quelli del sì, posto. Quelli del posto, ma non sono nati lì, sono portati con la conquista. Ok, ok. Li chiamano le nostre uve patrimoniali, chiamano, i nostri vitigni patrimoniali. Per esempio la Quebranta, quest'uva nostra, è un'uva che si è adattato, noi la chiamiamo la nostra uva, il nostro vitigno, perché quel vitigno non c'è da nessun'altra parte, ha una mutazione, ha mutato, hanno fatto degli inserti, li hanno lavorati, sì, hanno creato. È diverso, per esempio, dell'Uvitalia. L'Uvitalia è la stessa che avete voi qua. Certo, certo. Che la chiamano la Moscatel di Alessandria, per esempio. Ah, no? Ok, entonces, sì. Moscato d'Alessandria. Abbiamo claro, l'uvina è un ibrido, dicono che è un ibrido, stanno facendo gli studi e stanno vedendo, è un'uva piccolina, nera, nera, che la chiamiamo anche la tintorera, e la utilizzano anche per fare il vino quest'uva, questo vitigno, sì, è una figlia della Jacques francese. Sono tutti i vitigni che arrivano lì e lì, ma la Quebranta è quella che noi chiamiamo nostra. Ok. Ok. E senti una cosa, Gladys, per quanto riguarda il pisco, viene prodotto con più tipologie di uve, cioè vengono distillate più uve insieme, oppure come succede per esempio per la nostra acquavite o per la grappa, il monovitigno, cioè come viene prodotto? Allora, noi abbiamo delle regole ben precise. La norma tecnica dice che si fa il pisco con 8 vitigni. Ci sono 3 tipologie, sì, di pisco. Il pisco puro, che vuol dire mono vitigno. 8 vitigni, 8 okay, pisco puro. Poi abbiamo il mosto verde. Ah, sì. Cosa vuol dire? Fermentazione interrotta. Sempre questo mosto verde può essere mono vitigno o può essere un misto di uvas. Però poi andiamo all'altro. Adesso ci fermiamo nel mosto verde. Mosto verde, fermentazione interrotta, che non conclude la sua fermentazione. Il prodotto si interrompe a metà e si distilla. Quindi rimane un po' viene più dolce? Fuori un prodotto molto... No, rimane molto più elegante. No, la dolcezza non la senti. Senti l'eleganza, la morbidezza. È vellutato. È di un gusto più internazionale. E ti occorre il doppio del prodotto. È anche carissimo farlo. Carissimo per il costo. Ah, perché ok. Se
per fare un litro di pisco ci occorre 8 kg d'uva per una bottiglia di pisco. Per fare il mosto verde ci occorre 12, 14, 15 kg d'uva. Okay. Dipende dal tipo d'uva. E poi per... abbiamo l'acciolado, è l'altro tipo di pisco. Che, acciolado, perché lo chiamiamo acciolado? Acciolado è una parola spagnola e peruana. Cholo, vuol dire mix de race, un misto, un blend. Un blend. Lì il produttore può scegliere di utilizzare due vitigni o sette vitigni, otto o tre o quattro. Lì viene in gioco, entra in gioco la destrezza e l'arte del maestro distillatore. Perché per creare un pisco acciolato non è cosa facile, perché tu devi trovare l'armonia. Certo, devi come nel vino. Quella come completezza. Per fare questo assemblaggio, no? E allora viene fuori un prodotto unico. Ogni produttore ha, con orgoglio mostra il suo prodotto perché è riuscito a fare un eccellente acciolato. Molti fanno, utilizzano sette varietà di uva pisqueras, perché in queste otto vitigni c'è un solo vitigno che non è permesso nelle altre regioni, soltanto in una regione, è l'Ubina. È piuttosto questo complesso. Questo vitigno Ubina è soltanto... no, non è per quella complessità. Prima di tutto, questo vitigno ha trovato il suo habitat in una vallata che si trova a Lima, e si chiama Luna Guana, Pacaran e Zúñiga. È soltanto una valle piccola, lungo un fiume, è un luogo meraviglioso. Lungo un fiume, come arrivi lì, sole tutto l'anno, tu trovi un cartello che ti dice benvenuto in Luna Guanà. Passi un po' più avanti, ti trovi l'altro cartello che ti dice benvenuto in Pacaran. È sempre la vallata stessa, sempre quella. Continui la strada e ti trovi benvenuti a Zúñiga. Ma è solo quella. E soltanto in questa vallata piccola si produce questo pisco che si chiama Ubina. È l'ultima che è entrata nella denominazione. C'è stata sempre. Ma i coltivatori, i produttori di pisco non hanno mai voluto che entrasse perché la consideravano un ibrido. Dicevano che non era un'uva, che non si poteva, che non poteva entrare. Dicevano che non andava bene perché... Tu lo sai, Antonella, i vitigni ibridi si dice che non servono per fare il vino, né niente. Invece si è scoperto, facendo gli studi, no? Sì. Questa vallata è un popolo longevo. La gente più longeva del Perù si trova lì. Sono tutta gente sana e questi vitigni c'è stato sempre lì. Quindi dovremmo andare... Quindi Gladys, se volessimo cambiare vita, dobbiamo andare in Perù. Andiamo a Luna Guanà. Va bene, okay. Ma non solo, perché anche le altre vallate stanno lì che ci attendono. Certo. E comunque, appena passi questa pandemia, qualche idea ce l'ho per, con le donne del vino, con questo incontro internazionale che abbiamo avuto a Milano, con le altre donne del vino del mondo. No? Meravigliosa esperienza, no? Entonces io qualche idea ce n'è già che mi frulla lì, di che magari voi dovete venire in Perù per conoscerci meglio. Questo sarebbe bisogno, una bella idea. C'è una domanda molto interessante da parte di Mario Crosta, un amico. Una sola volta. Sto leggendo, sì. Si distilla una sola volta e a grado. Non si aggiunge nulla. Per fare il pisco... Il pisco è un prodotto così buono, ma la sua bontà è dipesa da cosa? Dalla sua purezza. Si distilla direttamente il mosto e non si aggiunge nulla. Come esce dall'alambico, quello è. Sì. Gli aromi, i gusti, i sapori sono dati proprio dalle uve. E non si aggiunge nulla, è lì. È lì dove il maestro distillatore sono bravi lì. Va bene, hanno fatto solo quello tutta la sua vita. Certo. E allora non possono che non fare un buon prodotto.
Certo. C'è la terra, no? Che queste uve hanno trovato un terra fertile in questa terra meravigliosa. Che tipo di alambicco viene utilizzato, Gladys? Che materiale? Cobre. E poi se... C'è l'alambicco di cobre. Prego. Che sì, sarebbe? C'è l'alambicco... aspetta, in italiano l'alambicco. L'ho allora, visto io... qua, questi alambicchi qua. Di rame? Di rame? Rame. Come nella distillazione, come nei nostri, allora, per i nostri distillati, la grappa ad esempio. Sì. Solo che voi per la grappa avete... Ok, vediamo, io ho trovato... Gli apparecchi sono diversi, i nostri sono diversi. Questo, sì, sì. Io ho trovato questo. Questo è per la grappa. Ladies. Questo okay. È per la grappa, no, e non utilizziamo allora... questo per fare il pisco, non si va, perché qua è speciale per fare distillare, no, è diverso. Ok. Allora, aspetta che mettiamo, perché ne ho trovato un altro, sono molto curiosa perché ho visto, vediamo se può essere questo, eccola, perché leggevo, neanche questo... Questo è stato indicato come un bravissima, vedi? Ok, perfetto. Però questo è parte in rame e parte in terracotta? Argilla? Sì, allora, da noi sono pochissime le aziende che producono in maniera industriale. La maggior parte dei produttori sono tutti artigianali. Sono li conti sulle dita della mano i produttrici, proprio la produzione in maniera industriale. Ok. Sempre Mario Frosta ci fa un'altra domanda. Che puoi leggere. Non si toglie proprio allora, nulla. Sto sentendo che il signor... Non si aggiunge proprio nulla, è vero, non si aggiunge nulla, ma non si può aggiungere nulla, perché cosa succede? Tagliano la testa, loro rimangono soltanto con il cuore e togliono la coda, non c'è altro da eliminare, non si può aggiungere nulla, perché se aggiungiamo qualcosa non sarebbe pisco. È per quello il nostro prodotto è diverso, è quella la sua peculiarità, il fatto che non si aggiunge proprio nulla perché sia buono. Uve arriva a una maturazione altissima per il sole, da noi c'è tantissimo sole, c'è una funzione termica incredibile, un sole che ti brucia di giorno e alla sera c'è il calo di temperatura, sono tutte malate. Certo, quindi c'è grandissima escursione termica a questo punto. Quindi le uve, quindi Torres, sì, vengono raccolte. L'uva è tanta. Se noi andiamo a vedere la produzione dell'uva per il pisco, per esempio, per fare il vino c'è bisogno di fare il ridadamento, no? Bisogna tagliare, sì, i grappoli per far sì che i grappoli restino più compatti, più perfetti, no? C'è quella, è quello che io ammiravo sempre con Italia, quella perfezione dei vini, no? Che sembrano dei soldatini dove tu, sembra che al mattino qualcuno va e le fa la barba, no? Perché non c'è un foglio, una foglia fuori posto. Da noi i vini sono belli carichi, ma pieni. Perché serve più produzione d'uva. Certo. Perché altrimenti come fa a giustificare tutta questa quantità di uva? Ricordiamolo, 8 kg d'uva per un litro. Certo. Al produttore non le conviene fare al produttore le conviene fare vino. Guadagnare anche di più. Ma la nostra tradizione è quella. In noi è rimasta la tradizione. Noi in Perù eravamo
all'inizio, parliamo del 1600-1700, eravamo Perù, era il primo produttore di vino del Nuovo Mondo. Ma era tanta la produzione del vino che la corona spagnola, dopo che aveva ricevuto, no, le lamentele dei produttori di vino della Spagna, fece questa proibizione, no? Perché loro le hanno detto: oh, guarda cosa sta succedendo, noi non vendiamo più il vino, del Nuovo Mondo arriva un vino buono, non buono, quello che vuoi te, ma la gente curiosa lo compra e a noi non ci comprano più il vino. E allora arriva la proibizione. Cosa fa il re? Il re dice: proibito produrre vino in Perù, nel Nuovo Mondo. E quando i produttori si trovano con tutta questa quantità d'uva, di mosto, e non potendo più fare vino, è lì dove iniziano a distillare, e distillare in purezza, perché non rimaneva altro da fare. Certo, o facevano quello, buttavano via. Chiaro. Che in quei tempi lì non si chiamava pisco, era aguardiente, aguardens. Ora ti faccio una domanda un po' provocatoria. Il pisco viene prodotto in Perù e anche in Cile. Che cosa... Vedo il tuo sorriso. Che cosa mi racconti a proposito di questo? Immagino. Non ho sentito bene. Sì, so che c'è questa... Fammela per la domanda. C'è questa grande diatriba, vero, tra Perù e Cile. Ma dove nasce il pisco? In Perù, ovviamente. In Perù. Allora, questa è una bella storia, è una domanda che sono contenta di risponderti, perché per me non è un problema. Allora, cosa succede? I primi vitigni arrivano... Allora, i conquistatori arrivano in Perù, l'impero Inca, dove rimane Perù. Ma adesso si chiama Perù. All'epoca era tutto il Tahuantinsuyo, l'impero Inca. Partiva da lei e finiva in parte del Cile e l'Argentina. Quando arrivano, però il centro, il cuore dell'impero Inca era proprio in quello che è il Perù. Cusco, Cajamarca, quella parte lì. Quando arrivano i primi vitigni, li seminano proprio lì. Poi dopo arrivano più giù, continuano a mandare, perché poi continuano a seminare ovunque. Arriva la proibizione per tutto il nuovo regno. Comincia la distillazione. Però la grande produzione era concentrata proprio in Perù. Si producevano in altre parti? Certo, ovunque producevano. Ce n'era. Ma cosa succede? Quello che noi lottiamo non è la paternità del distillato, perché il distillato lo produce tutti i paesi vitivinicoli del mondo, tutti, non c'è uno che serve. La Spagna con i suoi orujos, i paesi bassi con il raquí, la Bolivia con il suo singani. Cile ha ben pensato di prendersi il nome pisco, che appartiene al Perù, ma quel nome pisco è peruviano, nasce in Perù, perché c'è un luogo che si chiama pisco, che esisteva ancora prima che arrivassero gli spagnoli, e ancora prima che arrivassero gli incas con quella terra, prima che nascessero gli incas, c'era già questo villaggio. Era un villaggio molto conosciuto perché fabbricavano i vasi di terracotta, che lo chiamavano piscus. E quella zona lì è piena di uccelli. Ce ne sono tantissimi. Per quello che quella zona lì si chiamava piscu. Ma prima, antichissima. È molto antica. Allora, quando arriva la grande produzione di aguardiente, parliamo di acquardente, e venivano i parchi, ormai era diventato famosa questa produzione, che tutte le navi che giravano tutto il Sud America per fare, no?
passavano proprio dal porto, perché lì c'è un porto, dal porto di Pisco a raccogliere, a prendere questa famosa acqua vitae, che era così buona, perché tutti, è certo che era buona, i vitigni erano pureza totale, è pureza totale, no, era, è tutto, ora ecco, sì, se conserva quel metodo di produzione, non è quello, non degno, è sancito la legge. Perciò ci sono anche le penalità se qualcuno vuole fare qualcosa di diverso, capito? Allora, quello che secondo me il nostro governo ha un po' sbagliato è in fare la richiesta di lottare per il nome, ma non per l'origine del prodotto. Secondo me, e quello è il mio umile parere. Perché se il nostro governo fa e dice, signori, qua ci sono le prove, il nome Pisco appartiene a Perù, il destillato va bene, il destillato lo fa Cile, lo fa Argentina, lo fa Bolivia, lo fa tutto il mondo, lo fa, ma ognuno al suo destillato gli ha messo il nome suo. I nostri vitigni cileni, per giustificare la sua denominazione di origine, voi me sapete molto bene, lo possiamo dire, la denominazione di origine, cosa dice? Un luogo, lavoro dell'uomo, la terra. Deve giustificare una denominazione di origine. Il luogo, il nome, Cile non ce l'ha, l'ha inventato. Cosa hanno fatto? Hanno preso il nome. Una zona, hanno cambiato il nome, hanno cambiato il nome. A un piccolo lago, dovono uva, vino, tutto. Fanno, lì fanno il suo distillato, gli hanno cambiato il nome per giustificare. Ma cosa succede? Dimenticandosi che proprio in quel luogo lì era nata una famosa scrittrice cilena, si chiama Mistral, e dove anche lei ha scritto un libro dove dice: un giorno dovremo restituire al Perù quello che l'abbiamo rubato. Mi vergogno di quello che hanno fatto i nostri governanti all'epoca. Lei lo scrisse. Cioè, se l'ho cercato su internet, lo trovate. Pensate un abbiamo... po', questa famosa scrittrice non è nata un sul luogo città, ha cambiato nome per giustificare una denominazione di origine. Io sono sicura che arriverà il momento in che Pisco sarà solo per il Perù. I nostri dovranno cambiare il nome al suo Perù. Dovrebbero già cominciare a cercare un nome simpatico, che ce li hanno. Però è così. L'istoria è quella. Certo. Edis, c'è Monica Palomino che ti chiede se nella produzione del pisco si toglie la testa e la coda come nella grappa, cioè se si certo, tiene solo il metodo la... di distillazione. Sì, sì, sto leggendo anch'io. Sì. Certo, perfetto. Si toglie la testa e la coda, questo vale per tutti i distillati. Certo. Devi restare solo con okay. Il cuore. In Perù si dice il poi cuore, ci sono corpo. Si leva la, rimane solo il cuore e la coda. E lì dove ci sono tutti i veleni, non nella coda, è quella proprio da buttare, la testa. I complimenti poi ti arrivano. Sono, i complimenti arrivano. Ci sono un sacco di donne. È lì, la nostra amica Giovanna Lopez inviando è una un bravissima sacco bartender peruviana che le ed è molto bello, no? Sentirti parlare con questo entusiasmo, con questo grande amore e passione per il pisco e la tua terra, e devo dire che anche nei vari messaggi che ti ho man mano messo in evidenza, quello che traspare è proprio questa grande passione, questo grande amore per la vostra terra e per questo grande prodotto che è appunto il pisco. Io vorrei farti una domanda.
Il pisco in Italia non era molto conosciuto e devo io dire ti sento malissimo, che... sai? Allora, aspetta che proviamo a fare così. Il pisco in Italia non era molto conosciuto. Antonella, come senti te? Io sento molto bene. Proviamo. Allora, vediamo come mi senti adesso. Senti? Ci senti? Ok. In Italia il pisco... Ti sento molto male. Non so, Antonella, come allora, senti te? Io sento bene. Boh, allora facciamo così. Antonella ti fa la domanda, Antonella, vuoi chiedere tu qualcosa? Sì, allora, Gladys, il pisco è un distillato poco conosciuto in Italia o era poco conosciuto in Italia? Come avete fatto, come hai fatto per far conoscere questo prodotto in Europa e anche in Italia? Attraverso quali organizzazioni e in quale modo fate conoscere il pisco? Ad esempio i bartender piuttosto... Prego, mi senti? Non ti sento, sai? È molto disturbata la linea dalla mia parte. Ok, leggi... Devi scriverlo. Sì, te lo scrivo. Certo. Allora, leggi questa frase. Vediamo. È caduta la linea. Adesso è caduta la linea. Eccola. Allora, intanto che attendiamo che Gladys... colleghi, io vorrei ringraziare tutte le persone che ci stanno scrivendo e sono molte, e devo dire che questa diretta, questo ecco qui, vediamo un attimo, stavo dicendo, questo dialogo con Gladys è davvero molto, okay, molto interessante. Ciao Gladys, adesso ci senti? Eccoci. Ecco, ok. Sì, meglio, un po' meglio. Ecco, ti stavamo chiedendo... Guarda, quando si parla di cultura, questa è cultura. Ti stavamo chiedendo come hai fatto, come siete riusciti a fare conoscere il pisco in Italia, che fino a pochi anni fa non era molto conosciuto. E devo dirti che anche oggi, togliendo i barman che lo utilizzano molto per i loro cocktail, diciamo che la maggior parte delle persone non hanno ancora questa conoscenza. Ma comunque, come siete riusciti a divulgarlo in Italia, a farlo arrivare qua? Allora... ti rispondo prima per come facciamo noi a far conoscere il prodotto. Noi realizziamo tantissimi eventi culturali. Ricordo anche ai nostri amici che l'Associazione delle Damas del Pisco è un'associazione senza fini di lucro. È avvocata a fare conoscere il lavoro delle donne peruviane in campo vitivinicola nel mondo. Loro che producono il pisco e il vino in Perù. Noi come associazione non vendiamo nulla. Il mio lavoro è quello di fare eventi culturali, faccio conoscere la storia, faccio degustare il prodotto. Qua ci sono degli importatori che portano il pisco in Perù, ce ne sono 3-4 che portano e lo vendono molto bene. Il pisco è un prodotto molto buono, è eccellenza del Perù, è molto versatile, in effetti i suoi cocktail sono meravigliosi. Adesso che fa tanto caldo, un cocktail con pisco ed una bontà assoluta e sono molto facili da preparare. E poi c'è un'altra cosa, che non sono l'unica che fa questa promozione in Perù e qua in tutto l'estero, in Italia e negli altri paesi qua d'Europa. E noi siamo tutta una serie di donne che facciamo questo e lo facciamo con una passione infinita, perché ci piace, amiamo la nostra cultura
è molto bello dare a conoscere cosa fanno le nostre donne, donne coraggiose, donne forti. Io sono orgogliosa di loro, di tutte quante, veramente. E mentre stai dicendo questo, puoi leggere il messaggio. Ecco, lì c'è una produttrice. Lì c'è una produttrice che ci scrive, pensate un po', lei si trova a Tacna, Tacna è lì dove nasce la patria, è lì dove nasce il Perù, diciamo, la frontiera, no? L'ultima ballata che trova il Perù. È una grande produttrice, veramente, vedi, lei dice il mio nome è Pisco e il mio cognome è Perù, con orgoglio proprio, no? Per noi... Il pisco è nostra, è la nostra cultura, è il nostro orgoglio. In Perù c'è il pisco e il calcio. Ah, certo, certo. Il pisco e il calcio. C'è Isabella Pantera che propone... Non esiste ancora Costa e Claris. Ecco, adesso lo cerchiamo. Bene, Isabella, bene. Lo facciamo noi. Faccio una domanda, Gladys. Quando si potrà... Io amo molto fare questi incontri con il vino. Sì. Quando, Antonella, quando noi facciamo gli incontri culturali qua in Italia, a me piace molto unire le due culture. Io unisco, certo. Invito sempre una produttrice di vino. Per esempio, ieri domenica eravamo con una produttrice di vino del Piemonte d'Italia, una donna del vino, Renata Celerino. Abbiamo fatto un incontro nella sua tenuta. È molto bella, sì. Lei con i suoi vini, noi con il nostro. Vedi, a me piace, io utilizzo, faccio sempre questo, perché è giusto che vadano a pari, no? Allora, certo. Ci troviamo in questo paese meraviglioso, che è l'Italia. L'Italia ci ha accolto con le braccia aperte, con tanto cuore. E allora per me è giusto fare così. E allora io faccio incontri anche con le donne della grappa, per esempio, ci troviamo, facciamo le degustazioni, perché è così che deve essere. Il mondo deve essere così, aperto. A braccia aperte per tutti. Certo. Ciao Serena! Quando abbiamo organizzato, quando è nata l'idea di questo incontro con te, Gladys, Antonella appunto ha detto: guarda, sarebbe tanto bello riuscire a creare qualche cosa insieme, un incontro proprio tra produttrici italiane e te, insomma, che vieni a proporre i prodotti peruviani. So che fai già tante di queste cose, anche con le donne del vino hai già proposto, no? Avete già fatto questo tipo di incontro, ma riproporlo e stare insieme per confrontarci, per crescere, per creare, credo sia una cosa sicuramente più bravissima. Bella per te, no? E quindi ci prendiamo questo impegno di riuscire a creare qualche cosa insieme per divulgare quella che è la cultura e quella che è la nostra passione e l'amore per il lavoro che facciamo, che ritengo sia veramente una cosa molto molto importante, riuscire ad amare ciò che si fa, riuscire ad amare la propria terra e aprirsi al mondo, aprirsi, fare squadra, stare insieme e crescere insieme. Quindi ti ringrazio anche per aver accettato questo invito, che veramente è un arricchimento per me prima di tutto, per sicuramente anche per Antonella, che con la quale condividiamo un sacco di cose, ma anche per tutte le persone che ci stanno seguendo, e sono veramente veramente molte, sono molto molto felice di questo. Antonella, no, guarda Maria Teresa, hai detto parole giuste. Prego, vai Gladys. Sì, aspetta, volevo solo dire questo, no? Prego, vai. Hai proprio ragione, io credo molto in questo. In effetti, noi abbiamo fatto già degli incontri internazionali così. 3 anni fa sono venuti qua in Italia 50 produttrici dal Perù e abbiamo fatto l'incontro con le donne del vino di tutta Italia. Abbiamo fatto proprio gli incontri veri, bellissimi, in Toscana, abbiamo girato dappertutto, siamo stati 20 giorni qua.
E questo incontrarsi e questo trovarci è la cosa bella che mi è piaciuta, che quando siamo arrivati in Toscana c'era la Maria Giulia Frolla, aveva detto arrivano le nostre sorelle, e quello è stato veramente meraviglioso. E la cosa bella per me era vedere come c'era lo stesso linguaggio, no? Produttrice del Perù come il produttore d'Italia, era bellissimo. Ovunque noi arrivavamo c'era questa accoglienza, questo bello, che anche se non si parlava la stessa lingua, no, perché c'era spagnolo, in Perù, poi Italia, ma si capivano uguale, l'intesa no, certo. E c'era questa intesa che fluiva. È stato meraviglioso. E poi io ho ripetuto ancora l'anno scorso, no? A novembre, che abbiamo avuto l'incontro al CIMEI, anche certo. Lì lo stesso. Ma io sono andata oltre, perché li ho fatti stare qua in Italia, poi siamo andati anche in Portogallo. E anche lì abbiamo fatto questi incontri. E l'idea mia era poi, se non fosse stata questa benedetta pandemia, sì. Era organizzare un qualcosa, ma da qua andare là. Io Torres non so perché io sì, Gladys, tu veramente sei un fiume in piena, sei una donna che trasmette un trasporto, un calore, un coinvolgimento, parli veramente come se tu producessi il pisco, tu. È vero che tu promuovi il pisco, ma io ho una domanda. Certo, ma veramente ci trasporti in un mondo che è straordinario e che ovviamente ci farebbe molto piacere anche poter assaggiare. Ma io ho una domanda, un po' più, entriamo un po' nel vivo, anche se vedo che comunque abbiamo fatto un collegamento iniziato quasi 50 minuti fa e pare non essere... così pare essere volato via il tempo. Ma il pisco, quando lo bevete e con cosa lo abbinate, se lo abbinate a qualche cibo, a qualche dolce, a qualche altra pietanza magari tipica del vostro territorio? Certo. Allora, il pisco è un prodotto molto versatile. Allora, la miglior maniera di degustarlo è nella sua purezza totale, così come lo vedete, sì. Puro, cristallino, brillante come un diamante. Allora, bisogna degustarlo puro, per così capirlo e conoscerlo, ed una bontà assoluta. Se è un prodotto puro, vuol dire che fa bene. Poi, per esempio, un pranzo a tema. Iniziamo con i cocktail. Aperitivo. I nostri cocktail con l'aperitivo. Iniziamo i piatti di fondo, il vino. Okay. Assolutamente va il vino. Se siamo in Italia, vino italiano. Se certo. Siamo in Perù, vino peruano. Poi, il dolce con cosa va? Assolutamente con il pisco. Ci avviniamo la nostra coppa di pisco. Eccole lì. Si finisce la serata o il pranzo con un bicchierino di pisco. Da noi si dice perché il pranzo o la cena sia conclusa bene, ci va la sua coppa di pisco. Ah, così okay. Il mangiare è completo. E con quali dolci? Poi il suo abbinamento perfetto anche con il cioccolato. Il cioccolato e il pisco sono passione pura. È lì dove trova la sua dimensione perfetta. Con il cioccolato. Che tipo di cioccolato, Gladys? Che tipo di cioccolato? Che percentuale di cacao? Mi senti? 70 o 80, deve essere amaro. Deve essere amaro, quindi anche con una bellissima acidità. Sì. Con una bella acidità, ok.
Sì, si va assolutamente non al latte, assolutamente no, certo. Non cioccolato latte. E ad esempio, poi va bene con tutti i dolci, con le torte, quando con lo il bevi pie di limone. Quando lo bevi puro, liscio, va bevuto fresco o va bevuto a temperatura ambiente? Sì, il pisco sì, è un distillato. Quindi allora, fresco. C'è qualcuno che lo beve, per esempio, in la rocca, si dice in Perù, ci aggiungono un po' il ghiaccio, ma per me no, è sacrilegio. Esatto. No, il pisco va puro, bevuto con moderazione, piano piano, è talmente gustato. Buono. Fate un po'. Io sto lavorando adesso molto con le produttrici in Perù e sto facendo le interviste per via di queste Covid, no? Tanto un pochettino per capire un po' come sta la situazione in Perù, che è drammatica. Facciamo proprio una preghiera perché è drammatica veramente la situazione in Perù. Stanno nel picco più alto della pandemia, è tutto un caos, anche se il nostro governo ha fatto tutto il possibile per cercare di contenere, ma non ce l'ha fatta perché è molto più grosso, molto più terribile. E allora io per sapere un po' di loro, sto facendo questi incontri con loro, ne ho fatti già 23, ho pensato da 23, con qualcuno se può, con qualcuno no, loro sono in campi perché in tanti posti non arriva proprio la linea internet. Chiaro. Però con quelli che sto riuscendo a fare questo lì, le sto vedendo che la situazione è sempre più drammatica. Quindi adesso c'è uno scollegamento, sì. Ci sono problemi di linea. Abbiamo perso, sì. Ecco, o stiamo riprendendo. Ok. Eccola. Allora, Gladys, come diceva Antonella, il tempo con te è volato, perché hai detto tante cose super interessanti e, come dicevamo, sei una donna così solare, così comunicativa, che veramente credo che tutti quanti noi staremo qui ore ad ascoltarti, ma nulla vieta che magari riproporremo un altro incontro per approfondire ancora di più questo argomento. Io direi che ormai è trascorso un'ora, una bellissima ora insieme a te, ad Antonella e a tutti gli amici che ci hanno seguite, e direi tu con il pisco e io e Antonella con un calice di vino, brindiamo a questa nostra diretta, a questo sodalizio, con così l'impegno di ritrovarci e di creare qualche cosa insieme. Grazie infinite, e vorrei che tu a questo punto salutassi le tue amiche peruviane nella tua lingua, che così certo. Riesci a ringraziarle anche da parte nostra. Io dopo scriverò a tutte, ma ovviamente in italiano. E quindi un brindisi a tutti noi, compresi tutti gli amici che ci hanno seguito. Grazie ancora. Grazie a tutti. Vai, Gladys, vai. Ringrazia pure. Grazie mille, veramente grazie. Alla prossima, con una degustazione sensoriale. Sarebbe interessante, sarebbe molto interessante. Vogliamo il tuo saluto nella tua lingua ai tuoi amici peruviani. Fai pure. Gracias, muchas gracias de todo corazón. Ecco, okay. Dobbiamo capire tutti. Grazie infinito tutti. Di cuore, ok. Grazie. Grazie. E noi ci vedremo la prossima settimana, sempre martedì, alle ore 18, con un'altra diretta, con le donne del vino e soprattutto con
delle appassionate, degli appassionati del proprio lavoro, della propria terra, del proprio territorio. Quindi vi diamo appuntamento a martedì 28 luglio, sempre alle 18, con altri ospiti curiosi e stupendi. Un saluto a tutti, grazie. Ciao, grazie ciao. Ancora Gladys, ciao Antonella. Ciao Gladys, ciao, buonasera a tutti, ciao. 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 Ciao.